Bene, bene, eccoci qua, siamo pronti in diretta, eccoli qua, che belli i nostri ospiti. Buongiorno, abbiamo Peppe Vadalà, calcistica Spinella, buongiorno, Buongiorno più Filippo, grazie vicino. per l'invito. Saverio Panziera, direttore sportivo, Buongiorno Filippo, buongiorno grazie per Saverio. l'invito. Enzo Bevacqua, vocale, responsabile settore giovanile, vocale Adamo, buongiorno. Grazie, Lui grazie dell'invito e è un buongiorno. mio caro amico da tanto tempo, ci siamo rivisti Ritrovati, ci siamo ritrovati. dopo una vita. Allora, siamo qui per parlare un po' di calcio nostrano, calcio di casa nostra, insomma, calcistica Spinella, vocale, insomma. Ecco, c'è tra di voi parte da quest'anno, credo, sia una collaborazione, chiamiamola in questo senso. Vogliamo spiegare il motivo di questa come dire, come collaborazione da ambo le società, sia la calcistica Spinella, ecco, che il vocale. Diamo la parola a te. Sì, noi siamo al Vocale Calcio Admo, siamo molto attenti nel settore giovanile e quest'anno con grande soddisfazione abbiamo instaurato questo rapporto di collaborazione con la calcistica Spinella. Presente nel territorio di Melito, molto presente nel territorio di Melito e noi nel territorio di Bocale e dintorni anche su Reggio Calabria. Abbiamo una collaborazione a partire dalla Juniores Under 19, Under 17 che il Bocale occupa il posto nel campionato degli allievi elite. Con i giovanissimi e con gli esordienti, a partire dal secondo anno di esordienti. Abbiamo intenzione di formare delle grandi squadre a livello di allieve elite, abbiamo intenzione di fare una squadra di allievi regionali con la calcistica Spinella, abbiamo intenzione di fare dei giovanissimi regionali sia col Bocale sia con la calcistica Spinella. In più, la ciliegina sulla torta, l'under, che può essere un trampolino di lancio per i ragazzi, per la prima squadra del Bocale che occupa il posto in eccellenza, quindi i ragazzini più pronti, diciamo, potrebbero avere un posto anche in squadre di eccellenza. Ecco, quindi questa, diciamo, una forma di collaborazione, soprattutto mi dicevi prima della nostra diretta, Saverio, più che altro per quanto riguarda giocatori, lo scambio di giocatori soprattutto. Sì, Più vicino un lo attimino. chiamo così scambio perché praticamente gli diamo la possibilità ai ragazzi più bravi di giocare, sì, sempre nella stessa categoria, allievi, giovanissimi, under, però naturalmente se vanno a giocare in una squadra come il Vocale che fa gli allievi elite, che fa l'under a buon livello e anche una buona squadra, gli diamo la possibilità a questi ragazzi già di inserirsi in questo consesso E crescere. e crescere naturalmente e maturare. E soprattutto nella collaborazione che noi abbiamo con il Vocale, naturalmente ci danno anche una collaborazione a livello di istruzione, ci manderanno dei tecnici per istruire meglio, perché loro sono, essendo una società più qualificata, hanno magari dei programmi diversi dai nostri, migliori. E quindi questa collaborazione ci aiuta a migliorare e dare la possibilità ai ragazzi di giocare in tutte le categorie, perché con questa fusione sono più bambini che hanno la possibilità di giocare, perché vanno a giocare nel Vocale e naturalmente quelle che rimangono giocano qua a Melo. Gli diamo la possibilità a tutti i bambini di partecipare ad un campionato e naturalmente di dare la possibilità di fare qualche salto di qualità, che nel Vocale lo possono anche fare perché si mettono più in evidenza. Bene, questa è una buona, diciamo, idea. Com'è venuta questa idea, come ne avete parlato, insomma, insieme con la società vocale? Sì, intanto Buongiorno. buongiorno e colgo il momento per ringraziare tutti i Vocale Ademo, cioè a partire dalla prima squadra al settore giovanile. È da tempo che il Vocale
ci sono rapporti, voglio dire, di continuità, perché diversi ragazzi dei nostri negli anni hanno giocato nel settore giovanile e anche nella prima squadra, e attualmente ci sono ragazzi come Lores, come Pella e tanti altri che andranno al Bocale Calcio. È nata, che ci siamo sentiti più volte con Enzo, una persona squisita, una persona, voglio dire, che nel mondo del calcio è una delle più preparate, le figure che c'è nella provincia e non solo, e soprattutto perché io l'anno scorso sono andato a seguire diverse volte il Bocale, gli allievi elite, e qualche volta pure la prima squadra quando ho giocato a Merito, e qualche partita pure a Bocale. Io mi sono innamorato del Bocale Calcio per il modo che hanno di stare in campo i ragazzi, e si vede il lavoro che fanno dietro nel settore giovanile, che c'è dietro persone, voglio dire, veramente preparate nel loro lavoro, e si vede dal gioco che fanno questi ragazzi, come trattano i vari momenti delle partite. E vedendo questo, poi io ci tenevo tanto, ho chiamato a Cogliandro, Nino Cogliandro, la prima volta che ci siamo visti, e subito lui mi ha presentato a Enzo, a Piero, a Pino, e ci siamo seduti, abbiamo deciso di fare questo lavoro, che secondo me è importante. Io più che collaborazione dico che lavoriamo insieme, perché noi andremo a Bocale insieme a tutti i nostri istruttori, che andranno insieme al preparatore e a Enzo, dove sposeranno il loro progetto, perché per avere continuità tra la calcistica Spinelli e il Bocale tutti dobbiamo avere sintonia sul programma di lavoro, ci vuole la sinergia adatta per lavorare bene, perché se bisogna fare il programma che si fa a Bocale bisogna farlo a Merito, e ci sarà pure lo scambio, voglio dire, che alleneremo noi a Bocale insieme a loro e loro a Merito, le figure che a noi ci mancheranno. Quindi scambierete anche le sedi di, sì, di, verranno loro a Merito, qualche volta, e noi andremo di più rispetto a loro a Bocale, perché è importante che i ragazzi si confrontino nelle stesse categorie con, esatto, con il Bocale, per vedere se il nostro lavoro che stiamo facendo con gli allievi, con i giovanissimi, gli esordienti, diciamo, lo sviluppo del programma loro che ci danno e che i nostri mister andranno a fare insieme prima che iniziamo a settembre, perché loro iniziano prima, iniziano ad agosto, e i nostri mister andranno a lavorare con loro per avere proprio sul campo, perché il mister è la cosa che, diciamo, che più deve apprendere, che il lavoro che si fa sul campo, perché teoria tanto, ma poi quello che conta è quello che si fa sul, giusto Enzo, quello che si fa sul campo. Quindi io parlo di un lavoro fatto insieme che mira a migliorare, voglio dire, ogni aspetto, intanto a livello di lavoro sui campi, tecnico, tattico, quello che si vuole dire. Sarà, penso, un'annata piena. Hanno la facoltà i ragazzi, intanto quando faremo degli stage a seguire insieme al Bocale nelle annate che andranno dal 2001 a scendere fino al 2006, per dare la possibilità a chi più emerge di passare già direttamente in questa fase al Bocale, e per gli altri rimane lo spazio, perché poi c'è la finestra di dicembre, magari chi emerge durante l'anno, durante gli allievi regionali, durante i giovanissimi regionali, ci avrà pure la possibilità di passare in corso d'opera. Noi faremo un percorso lungo con il Bocale Calcio, perché la calcistica Spinella, e qui c'è Saverio che è stato presidente 13 anni, si è preso una pausa per problemi personali, e adesso siamo lieti intanto di annunciare il suo rientro nella calcistica Spinella, perché è una figura per noi importante e predominante a Meleto e dintorni, e faremo un lavoro duro, ci saremo sempre presenti sui campi anche i dirigenti, abbiamo allargato pure la società quest'anno e altri entreranno in seguito tra qualche riunione, e andremo a camminare pari passo insieme a Enzo e tutto lo staff del Bocale Calcio. Ecco, insieme ad Enzo, professionista, comunque persona che conosce bene il calcio, soprattutto i giovani, pensi che con questa forma di collaborazione tra le due società possa veramente nascere qualcosa di positivo, soprattutto appunto come parlavamo prima per i giovani? Intanto la cosa più importante è avere la collaborazione con persone serie, perché esatto, fare una collaborazione dove c'è dentro 7, 8, 10 persone, se non la pensano tutte alla stessa maniera, diventa un pochettino difficile. Io ho avuto la fortuna di incontrare Peppe Padalà, Saverio, che conosco da tanto tempo, e altre persone che ci siamo incontrati seduti in un tavolo, e abbiamo stabilito appunto di fare questa collaborazione. La cosa più importante è quella di dare l'opportunità ai giovani di Melito, di Bocale, di Reggio Calabria, perché anche da Reggio Calabria arrivano, anche da Reggio Calabria e Bocale, di dare questa possibilità intanto negli allievi di partecipare a un campionato difficilissimo che sono gli allievi elite. L'allievi elite è un campionato dove vai a partecipare per tutta la Calabria, Castrovillari, Catanzaro, certo,
Cosenza, quindi con una visibilità dei ragazzi non indifferente. La possibilità di fare gli allievi regionali, come ho detto prima, a Melito. Come ha già spiegato Peppe Padalà, ci sarà un interscambio fra Bocale e Melito, ci sarà una collaborazione, dico, non Bevacqua porterà i tecnici, cresceremo insieme, ci sarà un lavoro di sinergia fra le due società, si cercherà nei programmi di attuare uno stesso modulo più o meno. Poi ci sarà l'incontro con i mister, in modo tale che se un ragazzo c'è la possibilità a dicembre di passare... Appunto, questo volevo chiederti, scusami Enzo, altrimenti poi mi sfugge la domanda. Ecco, avete già individuato tra i ragazzi della calcistica, il Bocale, quelli ragazzi di Reggio, come formare queste squadre, insomma... Avete individuato o state iniziando adesso questo? No, io avevo già iniziato con degli stage e quindi già diciamo insomma i capi qualcosina già si è mosso. Adesso con Peppe Padalà cerchiamo insieme di faremo degli meglio. Stage esatto. Fra la Spinella e il Bocale, dove individueremo i ragazzi già pronti per gli allievi elite esatto. E quelli che potrebbero anche essere pronti nello spazio di 4-5 mesi. Che cosa vuol dire? Ci vuole io vado a fare gli allievi elite con dei ragazzi già pronti, do la possibilità ai ragazzi di fare gli allievi regionali, a dicembre se c'è il ragazzino pronto verrà passato dalla calcistica Spinella al Bocale Admo, quindi agli allievi elite. Tutto questo sarà fatto anche con le altre categorie, quindi un lavoro sinergico, ecco, per ogni categoria, insomma, con i giovani poi viene ampliato. Viene fatto un lavoro abbastanza difficile, non facile, perché non è facile, però ti posso assicurare che noi siamo molto attenti sui giovani, per noi i giovani è tutto, è la linfa proprio la linfa che poi andrà ad infoltire la squadra del Bocale in eccellenza, tant'è vero che già nella prima squadra saranno aggregati 10-12 under che hanno fatto un campionato eccezionale. Siamo arrivati in finale a Catanzaro, abbiamo perso contro il Sambiase per due infortuni, ma comunque siamo arrivati dove gli altri non sono arrivati, voglio dire. Certo. Niente, volevo chiedere a Saverio l'esperienza di un Grazie. Personaggio come te nel calcio da giovanissimo. Da una vita. Ecco, questa forma di collaborazione, dimmi qualcosa di sicuramente positivo. È un lavoro abbastanza duro da svolgere insieme, insomma, da individuare il ragazzo più bravo, quello meno bravo. Come si può alla fine accontentare tutti questi giovani? Perché poi sai, il ragazzino dice io come mai sono meno bravo, insomma. Allora, io non dico bravo o meno bravo, dico pronto, meno pronto. Perché non è giusto, il ragazzino appunto, c'è sempre. Volevo chiedere in base. Allora, non è difficile, perché quando ci sono tante persone che lavorano e cercano di dare sempre il massimo, e poi si fa una scelta, e si fa una scelta in collaborazione, è naturale, quando non decide un singolo non ci possono essere queste criticità nel dire perché quello e perché quell'altro, perché ci sta un insieme di persone che prende una decisione, danno la valutazione, un ragazzo se è pronto a giocare e negli allievi elite nel campionato regionale del Bocale o nel nostro, quindi i ragazzi si devono offendere, come nemmeno i genitori devono pensare che ci sia stato assolutamente una scelta. Ecco, voglio dire, la capacità di voi persone di calcio, di esperienza, no, bisogna fargli capire al ragazzino. E allora parlare seriamente e naturalmente che ci sia un colloquio anche con i genitori, uno scambio di vedute, certo. Per fargli capire qual è stata la motivazione, perché quel ragazzo è andato, perché l'altro rimane a Melito, e poi se rimane a Melito rimane fin dei conti nella calcistica, che è la storia del calcio qua a Melito, perché la calcistica ha festeggiato i 25 anni di attività, che forse nessuna società nel comprensorio ha concluso i 25 anni rimanendo tutte quante assieme. E io dico questo perché sono uno di quelli
che praticamente per 20 anni sono stato all'interno della calcista. Come diceva Peppe, il presidente, ho avuto un periodo di pausa per mia scelta, come per mia scelta ho deciso di rientrare. Tornando al discorso della collaborazione popolare, penso che in questo momento non ci poteva essere scelta migliore, soprattutto perché ci conosciamo, la pensiamo tutti quanti alla stessa maniera. E non dimentichiamo un'altra cosa, che praticamente nel Bocale ci sta uno dei maggiori sponsor, come lo sponsor ufficiale della nostra società, Nino Spinella, va bene, che è l'anima del calcio, sia della calcistica che anche del Bocale. Nel Bocale dà la sua parte, perché naturalmente per mantenere una società come il Bocale ci vogliono. Quindi noi stiamo facendo una collaborazione con persone che ci possiamo fidare. Abbiamo l'allenatore anche della prima squadra, che è di merito Pippo Lafaggio, il grande Pippo Lafaggio. Insomma, quindi, tutte persone di esperienza. Siamo persone che ci conosciamo, la pensiamo alla stessa maniera, e quando naturalmente ci stanno unione di intenti non si fa altro che migliorare, o almeno si tenta di migliorare, perché promesse non ne possiamo fare, però che garantiamo il massimo impegno sia da parte nostra come dirigente per far migliorare i ragazzi, questo è certo. Quindi promosso dal mister Saverio, adesso direttore sportivo, diciamo che il vostro lavoro è quello di migliorare soprattutto i giovani, si fa per l'amore del calcio e per portare avanti i giovani, Peppe. Sì, diciamo che l'impegno di una società di calcio che lavora da anni in questo settore è quello intanto che tutti i ragazzini partono tutti dallo stesso livello. Esatto. Poi è chiaro, come nella vita, vuol dire chi farà poi un lavoro, chi farà il presidente, chi farà l'operaio, funziona anche così nel calcio. Noi diamo tutto a tutti i ragazzi alla stessa maniera, quello che diamo di più è ovviamente la professionalità, l'impegno, il rispetto. Poi ci sono dei valori che vanno anche insegnati, i valori della vita, di stare insieme, voglio, nello spogliatoio, che non sono cose da sottovalutare. Poi è chiaro che nel calcio si sa, c'è quello che ha più talento, c'è quello che ha un altro modo di gioco, ma tutti sono utili per la squadra, perché io dico sempre che non vince il singolo ma vince la squadra di calcio, ed è importante. Per noi è importante che tutti i ragazzi all'interno di una società di calcio sono uguali, partono uguali e finiscono uguali il loro percorso fino a che sono nel settore giovanile, fino a che ci saremo io, Saverio ed altri nella calcistica Spinella, perché noi non facciamo differenza con nessuno. Poi, come nella vita, ognuno emerge in quello che deve emergere, questo non siamo noi non tutti a saperlo quello che si può fare. Non tutti possono diventare Messi o Ronaldo, insomma. Questo fa parte del pallone. Io sono contentissimo per una cosa, di avere sposato questo progetto insieme al Bocale Calcio, per tanti motivi, e soprattutto perché sono persone veramente, voglio dire, di calcio, che sanno il fatto loro. Ci tengo a dire l'ultima cosa, così poi lascio la parola a Enzo. Noi quest'anno è giusto che si sappia che faremo tutti i campionati, cioè sarebbe a partire dai ragazzini di 4 anni e arriveremo a quelle di 20, che sono l'under 19, perché ci sono pure i fuori quota, perché fuori quota ce dobbiamo pure mettere pure noi, ed è giusto dare spazio agli altri. Tra i vari campionati noi faremo giovanissimi regionali, una squadra a merito e una Bocale, così diciamo le cose come stanno. Faremo gli allievi regionali a merito e gli allievi elite a Bocale, e si farà l'under 19 a Bocale, l'under 19 a merito. Poi noi in più faremo il calcio a 5 Serie D e il calcio femminile, che ritorna a merito. Ecco. Così, ora lascio spazio a Enzo per dirci Prego, prego Enzo, vai pure, vai a ruota libera. No, io intanto volevo dire che non abbiamo fatto una collaborazione, abbiamo fatto la collaborazione. La collaborazione. Che è diverso. Bravo, perché mi piace. A me non piace fare una collaborazione, è come dire facciamo qualcosa così. Noi abbiamo fatto la collaborazione. E intanto volevo dire, allacciandomi al discorso di Peppe, che noi ragazzini abbiamo la passione e l'amore, e se non riusciamo a farli diventare calciatori, perché ne esce uno ogni 25.000, cerchiamo di formare dei piccoli uomini con delle regole di vita, esatto, perché vanno ad affrontare la vita, che è la cosa più difficile che si possa fare in questo momento. Per quanto riguarda il calcio, diciamo che ripeto nuovamente, contentissimo, come ha detto Peppe, per questa collaborazione con queste persone, Peppe Vadalà, Saverio e tanti altri che ho già incontrato. Cercheremo di dare il meglio possibile, cercheremo di essere molto presenti sia a Bocale che a Melito, per dare veramente un segnale forte al paese di Melito e al paese di Bocale. Dobbiamo essere
un tutt'uno, non, una cosa forte. Una cosa forte da lasciare il segno. Diciamo che... Prego. No, volevo informare intanto che io già mercoledì faccio uno stage a Bocale per i nati dal 2003 al 2006, quindi allievi elite, allievi regionali, tra parentesi, giovanissimi regionali. Se più venerdì faremo qualche stage per l'under 19, quindi 2000, 2001, 2002, e poi ci stiamo organizzando anche con Peppe Vadalà e con gli altri per effettuare altri stage, per raccogliere più ragazzini possibili, per dare possibilità a questi ragazzini di fare grandi cose. Ecco, poi ti chiedo naturalmente come qualcuno che vedrà questa nostra diretta magari vuole inserirsi con i propri figli, ecco, magari poi ci spiegherete. Volevo chiedere, Saverio, due società serie come la calcistica Spinella, il Bocale, che state dimostrando da tanti anni la serietà per quanto riguarda il gioco del calcio, che è un gioco, sembra facile ma non è, ecco, sì. Due società, delle persone di esperienza. Questo può portare poi a un anno pieno di lavoro, sì. Sicuramente ci vogliono delle persone che hanno costanza, che hanno voglia di fare e far crescere i bambini. Quindi diciamo questo è un inizio che sarà nel tempo, vi darà delle soddisfazioni. Ma immancabilmente, almeno io me lo auguro, perché non è che noi in questo momento possiamo stabilire sicuramente, certo, se si arriva veramente in alto. Noi con le nostre buone intenzioni, con la buona volontà e la collaborazione, con la nostra esperienza, faremo di tutto per andare a raggiungere determinati obiettivi in tutti i settori, soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile, per farli crescere, che poi una volta che crescono naturalmente hanno la possibilità di giocare anche in prima squadra, oppure di andare in qualche società naturalmente di categoria superiore, una società professionistica. E naturalmente siamo in tanti che lavoriamo, e quando si lavora in tanti e si collabora, si pensa alla stessa maniera, sono fermamente convinto che soprattutto con l'esperienza degli istruttori del Bocale e anche della dirigenza del Bocale, che naturalmente ci daranno anche loro delle indicazioni da seguire, non si fa altro che migliorare, perché dice che l'unione fa la forza. L'importante è che questa unione sia compatta, e noi in questo momento, conoscendo le persone, siamo veramente compatti e lavoreremo con un nuovo obiettivo di far migliorare i ragazzi e soprattutto di portare avanti il calcio a Melfi, a Bocale e nei comprensori di Bocale, a Reggio. Ne sono convinto io, caro Saverio, saranno convinte anche le persone che vedranno il video, le persone che vedranno il lavoro che andrete a svolgere nel corso dell'anno, i ragazzi soprattutto. Abbiamo pochissimo tempo, se volete aggiungere qualche altra cosa, io volevo invitarvi, perché poi ci sarà questo video che rimarrà anche sulla nostra pagina Facebook. Ecco, se la gente vuole contattarvi, ci sono nuovi ragazzi, c'è possibilità di nuovi inserimenti, sì. Possibilità ne diamo a tutti, le porte sono aperte a tutti, noi non abbiamo preclusione con nessuno. Benissimo. Di contattarci ai numeri telefonici che verranno dati poi sulle locandine messe su Facebook, quindi ci sono i numeri telefonici da contattare sia dal lato della calcistica Spinella sia dal lato del Bocale Addio. Mi preme un attimo ringraziare intanto Peppe Vadalà, Saverio e tutti gli altri che ci hanno dato questa possibilità di fare questa collaborazione, e di ringraziare la società Bocale Admo in Pippo Cogliandro, Nino Spinella e Cuzzo Crea, che mi hanno dato la possibilità in questi 4 anni di aver fatto questo, di aver creato questo bellissimo giocattolo che cercherò di continuare a fare nel migliore modo. Ti si legge in faccia, guarda, sì, ti si legge in faccia, perché sei veramente stare con i ragazzi. Ti piace stare con i ragazzi, ti piace il calcio, ti piace il calcio, far crescere i ragazzi, la tua esperienza è importante per questi giovanissimi, quindi ti si legge in faccia. Quando uno ha voglia di fare qualcosa,
di bello, di insegnare ai giovani, ai ragazzi, è una cosa eccezionale, perché parte del tuo tempo lo dedichi ai ragazzi. I ragazzi sono la cosa più importante, io penso, della vita. Stare in mezzo a loro è la cosa più bella. E quindi tu ti privi anche dei tuoi momenti abbandono la famiglia, ho due figlie, e tante volte mi dicono: sei passi più tempo con loro che il con cartellino noi. Giallo. Cartellino giallo, lo danno le figlie. Per tutti noi è così. Per tutti voi, anche. Intanto volevo anche sottolineare che molto probabilmente nel vocale Ad Melle Velit parteciperà il figlio di Peppe Padalà, già visionato nei due stage che abbiamo fatto precedentemente. Bene, sono contento perché, non so ragazzi, abbiamo pochissimo tempo, purtroppo i tempi sono quelli, sì. Andiamo a chiudere. Sì, e intanto voglio ringraziare Bruno Taverna per ci ha dato la possibilità di venire qui alla radio per fare questa, vuol dire, per dire quello il nostro lavoro, il nostro percorso che andremo a fare insieme al vocale. Ringrazio Filippo per la sua disponibilità, per le belle domande che ci ha fatto, è il numero uno della radio. Ringrazio tutto lo staff e soprattutto ringrazio tutta la società vocale, che da oggi lavoriamo insieme veramente già da qualche giorno, e quindi andremo avanti per lunghi anni. Ringrazio pure, dopo non so quanto periodo di tempo, aver rincontrato Filippo. Ma guarda, è stato un piacere, perché poi alla fine ci siamo guardati in faccia, ma tu sei... Sì, io sono. Allora sei anche tu. No, è stato un piacere enorme, grande, e dopo una vita, insomma, ci siamo rincontrati. Questo è il bello pure delle cose. Ti lascio la parola per ultimo, hai iniziato e finirai per ultimo. Va bene, quindi Saverio, a chiudere. Ma, direi che io naturalmente... Dopo tanto tempo che mi sono assentato nel mondo del calcio, ho sentito il desiderio e soprattutto la possibilità, la libertà per rientrare nel mondo del calcio, per dare la mia collaborazione, il mio aiuto, soprattutto mettere in atto la mia esperienza, soprattutto perché c'è in atto un bel progetto con questa collaborazione. E quindi mi sono sentito di rientrare e di dare anche il mio contributo. Il tuo contributo è importante per l'esperienza. E io sono rientrato nella calcistica non per occupare una poltrona. Assolutamente. Ma per dare, ma stare lì sul campo. Esatto, per dare il mio contributo di idee, va bene, e di collaborazione. Esatto, esatto. Perché quando si fa del calcio non si devono avere, si deve avere soprattutto la passione. La passione e poi il resto va dopo. Insegnare ai ragazzini la vostra esperienza calcistica. Esatto, perché come diceva Enzo prima, capire come bisogna andare avanti, insegnare anche nella vita. Perché nel mondo del settore giovanile, oltre a fare calcio e far crescere il ragazzo sia come calciatore e nella crescita come uomo. Sì. Esatto, esatto. Volevo questo, appunto dire questo. Si fa anche del sociale, che è la cosa più importante. Sicuramente. Saverio, io quindi questo è stato il mio obiettivo nel rientro nella calcistica. Benissimo, ed è importante, importante, perché un uomo di calcio come te, con le tue esperienze, sicuramente può dare qualcosa in più alle due società, ai ragazzi soprattutto. Ragazzi, io chiederò al nostro direttore, ma non c'è bisogno di chiederlo, ecco, perché magari più in là, campionato iniziato e lavori che stanno già andando avanti, magari un altro incontro, con più tempo ne parleremo. Ci farebbe enormemente piacere. Intanto volevo ringraziare voi tutti per questo invito, ringraziare la calcistica Spinella. E vi aspettiamo tutti agli stage, dove ci avvaliamo della grande collaborazione del prof Ciccio Alati, preparatore atletico, dei mister Danilo Lauteri, Piero Torino, dei dirigenti di Pino Iaria e tanti altri. Quindi vi aspettiamo numerosi, sia per i giovanissimi, sia per l'under, sia primo per gli stage. Dove lo fate? A Bocale alle 17:30, sarà fatto mercoledì, mi pare che sia 10. Mercoledì? Mi pare che sia 10. Ah, no? Sì, no, 10. Stavo, e sì, poi credo. Sarà fatto qualche altro a Melito. Magari insomma, ormai se ci fate avere le date precise lo trasmetteremo. Allora, intanto mercoledì 10 per i nati dai 2003 ai 2006, 2003, alle 17:30 a Bocale. 17:30 a Bocale, quindi per chi volesse partecipare a questo, fatelo, tanto
non ci perdete nulla, anzi avete tutto da guadagnare. Infatti. E allora, aspettiamo anche i genitori. Aspettiamo anche i genitori, nei confronti, soprattutto anche perché, confronti con i genitori. Ma è molto giusto, tranquilli. Perché i genitori vedano insomma a chi consegnano i figli. Giusto, giusto, giusto. Le persone serie che siete, e quindi tutto questo. Non lo grazie so, di tutto. Stavi dicendo qualcosa? No, a posto. Okay, bene ragazzi, io vi auguro un buon lavoro. Grazie per grazie essere a te, venuti. Filippo. E speriamo, anzi non speriamo, sono convinto che come dicevo prima, il lavoro iniziato, i campionati già, che sicuramente farete bene. Io alla fine il lavoro paga. Alla fine il lavoro. Ci rincontreremo per fare un attimo il punto della situazione. Va bene. Okay. Grazie ancora, rimanete qui qualche minuto. Il tempo di dare la linea alla musica, riprendiamo quelli che ci stanno ascoltando adesso, dopo questa breve parentesi di calcio con i nostri amici della società vocale e calcistica Spinella. Ciao, buona giornata.